Sono finalmente state rese note le nomination per questi Oscar 2017 e si sta parlando tantissimo di quella ricevuta da Fuoco a Mare, il lungometraggio di Gianfranco Rosi, candidato nella categoria dei documentari. Sarebbe difficile non parlarne, perché ritrovarsi una creatura nostrana in quel di Hollywood a gareggiare nella competizione cinematografica più influente del pianeta non è cosa da poco. Rosi, tuttavia, non è il nostro unico conterraneo a sbarcare negli Stati Uniti il prossimo 26 febbraio e a concorrere per una statuetta. Ci sono infatti anche Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregoriani, candidati per il make-up di Suicide Squad, la pellicola targata DC, scritta e diretta da David Ayer e uscita nelle sale italiane il 13 agosto 2016, con un cast stellare che annovera nomi come Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie. Bertolazzi e Gregoriani dovranno vedersela con i colleghi Eva von Bar e Love Larson per A Man Called Ove e Joel Arlo e Richard Alonso per Star Trek Beyond. Vi sembrerà poco, ma non lo è, e non solo per l'orgoglio patriottico, ma soprattutto perché grazie a questa nomination viene stabilito un inedito primato. Si tratta infatti della prima nomination agli Oscar in assoluto per un film tratto dall'universo DC, oltre che l'unica nomination ricevuta da Suicide Squad.